giocavo Mega Man, Resident Evil, Dino Crisis, tutti i giochi del mondo. Poi in vecchiaia sono diventato meno game. Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Croccantemente Giorgio, un podcast che abbiamo lasciato lì. Oggi ospite con noi c'è Ciro in arte Nennella, o Nennella in arte Ciro. Secondo me oggi sono Nennella in arte Ciro. Nennella in arte Ciro, però, mi piace. Però ho una chicca, perché magari la gente... Sono Nennella, cioè, no, davvero, no? Perché molta gente mi fa: ma tu sei il manager di Nennella? Quando mai sei? Cosa vuol dire sei il manager di Nennella? Che ne so, io. Sì, ok, perfetto. Tale e quale, no? Sì. Due gocce d'acqua, no? Secondo me è molto bella. Sono gli occhiali, secondo me, che ti mancano. Gli occhiali, l'unica vero. Cosa che... È il pesce. Ma quello ce l'hai sempre con te, no? Questa è un'intervista che però va su YouTube, no? Sull'altro sito, quindi non posso far vedere. No, ancora no, però insomma, vediamo come va l'intervista, no, dopo decidiamo dove metterla. Non subito bannare, cioè, non cominciamo subito in quarto. Ok, allora, prima di tutto, grazie per essere qui, grazie per essere venuto, è un piacere enorme averti, è un po' che ti stavo corteggiando perché, insomma, il modo in cui sei entrata nei social, ti chiedo scusa, do un po' del lei e del voi, del noi, cerco di farlo allora, tutto. Del voi è un po' arcaica, no, benissimo, sia lui che lei, cerco di non creare confusione. Ok, perfetto. L'importante, insomma, è che io riesca a chiamarti nel modo giusto. Però un pronome qualsiasi, vedi? Vai, perfetto. Anche tavolo mi può chiamare. Ok. Mi è piaciuto molto il modo in cui sei cresciuto sui social, soprattutto dal punto di vista dei video motivazionali, che sono quelli ai quali io mi sono sentito quasi chiamato in causa. E ho detto, io voglio parlare con questa persona, voglio scoprire chi è, voglio scoprire che cosa fa. E quindi, siccome sei Ciro, Nennella in arte Ciro, ti volevo chiedere chi è Nennella e chi è Ciro, secondo te? Bella sta domanda, no? Mi piace. Beh, allora, parto con Nennella, perché poi alla fine è, come quello, ti senti è quello che la gente vuole sapere, di Ciro... No, non è vero, dai, non dire così. No, Nennella, diciamo, è un po'... l'ho creata istintivamente, nel senso che non mi sono messo davanti a un tavolo a dire, mo, creiamo un concetto. È un po' una mia espressione individuale ed è un po' quel mentore che non ho mai avuto, fondamentalmente. È quella figura che avrei tanto voluto avere nella mia vita e che in qualche modo mi spronasse, mi incoraggiasse a fare del mio meglio e soprattutto non mi dicesse di essere sbagliato, non so se mi spiego. Ma adesso sicuramente ho sbagliato una coniugazione, ma lasciamo stare. Però comunque che non mi facesse sentire sbagliato. E ho sentito molto forte questa esigenza e ho deciso appunto di esternarla con questo personaggio che è Nennella, che inizialmente è nato in maniera un po' goliardica, ci siamo, perché appunto, come ti spiegavo prima, in macchina sono nato come cosplayer, che poi peraltro è molto comica la cosa per cui sono nato come cosplayer, faccio una digressione, perché così spiego anche la lore di Nennella, cioè che è una cosa... Il Nennellaverse. Nennellaverse, appunto. Una volta era davvero Nennellaverse, perché praticamente io ho cominciato più o meno nel 2015 a fare cosplay, mm-hmm. Da vecchio. Sì, la barba bianca, no? Adesso sta crescendo anche la barba bianca. Sta invecchiando, ragazzi. Io ho 23 anni da 7 anni, cioè, no? Comunque, ad ogni modo, ho cominciato nel 2015. Ai tempi c'era una piccola fieretta dove tuttora abito in provincia di Treviso. E allora mi fui un po' incoraggiato dai miei amici, loro super nerd che frequentavano, sono stato anch'io molto nerd appunto, come ti spiegavo prima, ho una grossa vicinanza al mondo Marvel, perché appunto mi ha passato questa passione mio papà, al mondo dei videogiochi, della PlayStation, io mi scassavo di PlayStation da piccolo, Pokémon che mi ha sempre stregato, e loro mi dissero, guarda, perché non vai a questa fiera del fumetto così in cosplay? Si scema un cavolo, cioè no, col cavolo che mi vesto come un pagliaccio, non esiste proprio, Ciro, 2015, citazione. Sta di fatto, no, ma dai, prova, magari ti diverti, che ne sai? Io, essendo una persona che di mio le cose le prova sempre, prima di dire che non gli piacciono, io ho provato, ne ho provate tante, come diceva un nostro caro amico che saluto, ciao Rocco, ad ogni modo, e ho provato così a sfregio, e feci un cosplay oggettivamente terrificante, però che a me piaceva tantissimo, e che era Eki Chunizuka da Shonan Jonagumi. Adesso sicuramente lo conoscerai, dai.
Sì, ho capito chi è. GTO. Sì, sì, GTO, sì. Grettizio Ronizuka. Grettizio Ronizuka, c'è proprio una pietra miliare, proprio uno dei miei manga preferiti in assoluto. MTV Night, anni 90 subito. Anime Night, guarda che figata che era. Ah, MTV Anime Night, sì, Anime Night, esatto. Dove c'era anche Inuyasha, Evangelion. Evangelion, Death Note, mamma mia che bei tempi quelli. Da ogni modo, ma che ne sanno i 2000. Comunque, ad ogni modo, e fondamentalmente ho detto ok, andiamo. Io ho preso proprio le prime cose che ho trovato per casa, cioè ai tempi facevo ancora kendo, quindi avevo preso i pantaloni del kendo, che sai che hanno vita alta, no? Sì, sì. Una camicia bianca, dietro che ho fatto dei, come dite voi, dei spiegazzi, ho disegnato dei kanji a casissimo proprio, così per fare il bullo, no? Ho preso il bokken e andai lì, così a sfregio, e mi sono divertito un mondo. Cioè ti giuro, è stata una delle esperienze più belle che abbia mai avuto, e può sembrare una cosa molto infantile, ma è una cosa che continuo a dire poi dopo a tutte le fiere del fumetto dove vado. È stata una gioia che non avevo mai provato, perché poi alla fine è un po' un gioco, questo è vero, è un gioco. E alla fine, voglio, cosa c'è di vergognoso nel giocare? Alla fine anche gli attori, ultimamente sto studiando anche un po' di recitazione, insegnano proprio a essere spontanei come dei bambini. Cioè, sai quando da piccolo magari tu giochi e adesso dico guardi i ladri, ma giusto per fare un esempio banalissimo, io da piccolo giocavo a Dragon Ball, quindi facevo, ero un po' un bambino speciale io. Comunque, ad ogni modo, uno si immaginava di essere qualcosa e quel bambino è davvero quel personaggio, in maniera... Ci crede davvero. Nel suo gioco, no? E anche, quindi sì, ti impersonifichi, ma al contempo è un gioco fino a se stesso, quindi non è che è finito il gioco... Devi per forza farlo per raggiungere un traguardo, no? Come oggi, come gli adulti pensano. È un gioco fino a se stesso. Cioè, gioco ti diverte perché è un gioco. Perché ti fa stare bene. Perché ti fa stare bene. Ed è una cosa fantastica. Quando diventiamo adulti, diciamo, ci sono altre le passioni, no? Che ci fanno stare bene. Magari un po' carnali, no? Però il ritornare... noi giochiamo ancora con i videogame e i comics, quindi poco carnali. Però è una passione veramente stupenda. E l'ho continuata per tantissimo tempo. Chiusa parente cosplay. Dal cosplay mi sono avvicinato a drag queen quando, preso dalla foga di imparare a fare cosplay, vidi su YouTube un tutorial di make-up. Perché ai tempi, giustamente, pensavo devo essere somigliante al personaggio di riferimento, no? Quindi, come faccio? Col trucco. E quindi cercavo tutorial trucco, no? Tipo tutorial trucco anime, facevo queste ricerche molto normi, no? Su Google. E mi sono incappato in questo video di una persona che non sapevo fosse una drag queen. Insomma, vedo che si trucca, pensavo fosse un cosplay. Alla fine vedo la trasformazione in drag queen e proprio io lì... Mind blown. Mi è scoppiato il cervello, no? Come si dice a Napoli. La traduzione da inglese a italiano è quella. Portiamola anche qua a Verona, questi termini. E insomma, lì ho detto basta, questa è arte. La prima cosa che ho pensato in assoluto. È stata una cosa che mi ha colpito, mi ha stregato. Sarà perché appunto... Forse rivedevo anche un po' un modo per esprimermi in quel canale. Non l'ho vista come una cosa volgare, grottesca, immorale, qualsiasi cosa voglia dire la morale adesso. L'ho vista proprio come un canale espressivo. E quindi ho subito cominciato a fare vari esperimenti di crossplay. No, una volta si dice crossplay, cioè praticamente una cosa ambigua, no? E da lì ho creato il personaggio di Nennella, che alla fine effettivamente ho preso una parrucca rosa a caso che avevo in camera, perché tante delle parrucche cosplay che avevo, e iniziavo a fare questi sketch... Molto, diciamo, alla cinepanettone. Sì, goliardici. Goliardici, ok. Io onestamente rido come un matto nei tuoi sketch. Cioè, quella della cosa di Klimt, cioè la dico a tutti continuamente. Per cui vedrai che, secondo me, è partito nel modo migliore in cui poteva partire. Molto proprio. E insomma, alla fine lì mi ha fatto divertire tantissimo. E poi, appunto, col tempo, visto che ammassavo un certo seguito, è un po' per mia responsabilità, un po' anche perché sono sempre stata una persona che appunto era emarginata per una determinata serie di cose, ho detto sfruttiamo questa popolarità a fin di bene. Sapevo anche un po' di buttarmi la zappa sui piedi, nel senso che se avessi continuato a fare solo cose sceme, probabilmente adesso avrei pubblicato già un libro, però non era quello che volevo fare, volevo essere davvero un'influenza positiva per le persone. E questo appunto a fronte di tutto il mio passato, cioè io adesso
Non l'ho mai raccontato in nessun video, quindi approfitto di questo momento per raccontarlo. E vai con l'esclusiva. Pensate, cioè proprio una roba, metti un paywall da questo punto in poi. Ok, cioè, perfetto. Devi pagare. Perfetto, sì, sì. E ad ogni modo, quando avevo 13-14 anni, più o meno avevo cominciato la prima superiore, pesavo 50 kg con tutto lo zaino addosso, cioè ero letteralmente uno stecco, no? E sentivo questa cosa come non essere abbastanza virile. Perché non so per quale motivo. Cioè, avevo un compagno di classe a 13 anni, già quei peli sotto le scelle. Cioè, ha detto, ma che vi danno? Pane e steroidi la mattina? Cioè, ma come fate? Cioè, io sembravo Lelly Kelly. Loro già sembravano Jojo. E ho detto, ma è possibile? E quindi ho sempre visto questa cosa qui, di non sembrare abbastanza maschio, come qualcosa che mi mancasse, ok? Infatti mi ricordo che una delle mie prime cotte mi disse, ma tu non sei abbastanza uomo. Che era una cosa che mi ha ferito. E mi ero messo in testa che dovevo fare palestra, proprio a tutti i costi, proprio in maniera quasi maniacale. E da 50 kg, che pesavo con tutto lo zaino, da 50 kg che pesavo tutto lo zaino, sono arrivato a 62 kg di muscoli, diventando enorme per me, e tuttora, se mi vedi nudo, cosa che non farò in questo momento per non fare sboccare l'audience, o se lo facciamo sempre sull'altro sito. Comunque. Sì, no, se lo facciamo, lo mettiamo come paywall anche quello, anche non vi preoccupate. OF, il sito blu, lo mettiamo là. Ad ogni modo, se vedi, sulle braccia tutte smaiature. Qua, ah, per qua. La crescita troppo repentina. Io non sapevo che c'erano anche le creme per le smaiature, ma a me non era un discorso che volevo fare palestra per star bene. Era perché non ero abbastanza buono. È una condizione psicologica. Era una condizione psicologica che mi faceva stare male. Quindi, era anche per questo che dico spesso nei miei video non sentirti mai sbagliato. Perché nella fattispecie non c'è niente di sbagliato in quello che sei. Oppure, ultimamente, un video che ha fatto proprio tanto scalpore è stato quello dove parlavo degli uomini che piangono, no? Perché mi sembra che sia scaturito da un trend su TikTok, adesso non ricordo, TikTok passa un sacco di scemenze colossali, quindi sicuramente questo sarà passato anche per là. Aggiungo due cose, poi ti lascio andare avanti. Il mio TikTok ci sono solo video di gattini che vengono salvati dalla La strada, per cui io piango come un'aquila tutte le volte che apro TikTok. Come piangono le aquile? Mo? Adesso voglio saperlo. Non ne ho idea, è un detto, l'ho rubato. Non quotatevi su sta roba. E quindi da lì è partito sto trend e volevo dire la mia. Cioè, alla fine, nessuna emozione è sbagliata, ok? Io non riesco a capire perché ancora ci facciamo la guerra su queste scemenze qua. Non c'è nulla di sbagliato in te, ok? Poi alla fine, appunto, le emozioni sono, io mi piace dirle, un segnale, ok? Cioè, un segnale che qualche cosa non va. Cioè, il fatto che tu le provi, sei umano, ragazzo. Cioè, non è che sei meno uomo, sei più donna, non so cosa voglio dire. Sei un essere umano ed è giusto che provi le emozioni. Cioè, non siamo macchine. Può essere che a valle ci sia qualcosa da analizzare, però in sé per sé, quella volta che tu piangi, non vuol dire che tu sei sbagliato. Questa è una cosa che ho cercato di dire e continuo a dire nei miei video. E spero in qualche modo, io mi arrivano tanti messaggi privati comunque, quindi come dicono adesso queste cose rimangono tra me e i follower di quello, certo, che mi scrivono, però a giudicare dai feedback che ricevo sono sulla strada giusta, ecco, anche se ho 1 milione di follower in meno perché non faccio troppo trash, ecco. No, vabbè, io credo ci sia il modo giusto di farlo in tutte le salse, nel senso che io ho visto anche in maniera, anche partendo da, penso alla stand-up comedy, in maniera anche magari goliardica di introdurre un argomento, però con la possibilità di catturare l'attenzione, certo, e poi mandare un messaggio. Certo. E a fronte di questo ti volevo chiedere, mandare questo tipo di messaggi come Nennella, e pensare eventualmente di mandarli anche come Ciro, secondo te cambierebbe il messaggio? Sarebbe diverso? Ti fa sentire diverso? Perché da quello che mi sembra di aver capito, dentro Nennella tu hai messo tutte le cose positive, certo, e tutte quelle cose che pensi ti possano spronare, che in realtà, secondo me, da come ne parli, sono la stessa persona. E mi domandavo come ti senti quando fai questo tipo di messaggi e come ti senti se dovessi farli come Ciro. Allora, infatti, questo è un po' l'argomento che abbiamo anticipato prima in macchina, no? Perché poi alla fine ho fatto anche una serie di storie recentemente, oggi costiamo, ma siamo il 21 gennaio, casomai sì, la gente dice quale storie, no? Storie vecchie, in cui appunto parlavo di questo discorso qui, che secondo me, cioè, no, secondo me, mi è capitato che alcune aziende, perché comunque sto cercando di monetizzare in qualche modo Nennella,
Perché io non faccio la fotosintesi, mi piacerebbe, praise the sun, però non riesco, quindi un giorno sì, imparerò. La famosa fotosintesi che produce soldi, è Esatto, quella, non la bellissima. fotosintesi, ok. Ad ogni modo, ci ho riflettuto perché mi è capitato spesso che mi dicessero che appunto Nennella non era abbastanza commerciabile, dici gli stessi messaggi ma dilli come Ciro, però ad ora, secondo me, non è la stessa cosa, perché comunque Nennella è anche un po' il simbolo di quelle persone appunto che si sentono un po' emarginate, ok? Per una cosa o per un'altra, per come si sentono o per come si esprimono. Quindi il fatto che proprio Nennella dica questi messaggi ha un valore in più, ok? Che poi i messaggi in sé per sé valgono sempre, che li dica Beppi Salumiero, che li dica io, assolutamente sì. Però è proprio l'interezza del messaggio, diciamo, un po' chiude il cerchio, ecco, il fatto che proprio Nennella veicoli quei messaggi e poi appunto quando interpreto Nennella lo faccio di proposito, magari essere un po' più caricaturale, un po' più anche un po' anche per solleticare la curiosità morbosa magari di certe persone che mi guardano solo perché ha un travestito, no? E sentiamo quello che dice e poi magari cerco di prenderli contropiede dandogli un messaggio che in realtà è tutto il contrario di quello che magari può passare all'occhio, quindi anche questo contrasto secondo me funziona tantissimo. Poi certo, il messaggio vale a prescindere, però. Sì, è che quando lo chiami mi sembra strano sentirti dire chiamarlo travestito perché secondo me non è il modo giusto di No, non lo è indirizzare assolutamente. nell'ottica che tu puoi identificarti e dire assolutamente quello che ritieni più giusto, però mi fa strano perché allora, da come la descrivi è strano, però a forza di ascoltarti e di pensare al tuo background, che io non sapevo fossi per esempio così appassionata di comic. Mi sono incastrato, ma adesso mi riprendo subito. È un supereroe? Bravo, bravo. Allora, no, sei bravo, cavoli. Allora, io ho una grandissima passione per i supereroi. Veramente da piccolo, forse anche per questa ragione qua, no, sentendomi un po' emarginato, un po'. Io nei supereroi mi piacevano tantissimo, soprattutto X-Men. La saga di X-Men è la mia preferita in assoluto. Proprio perché, appunto, chissà chi ha letto X-Men sa, no? Che appunto sono tutta una serie di persone emarginate dalla società per via dei superpoteri. Tutto il contrario di My Hero Academia invece, My Hero Academia è tutto tarallucce e vino, invece X-Men è proprio apartheid, però ad ogni modo mi piaceva tantissimo perché appunto erano persone qualunque, ok? Persone tutti i giorni che si ritrovano con dei superpoteri e a diventare supereroi, e a me piaceva tantissimo proprio quell'aspetto lì, quindi sì, per certi versi Nennella è un po' una supereroina, assolutamente, più eroina che super, però Sì, beh, quello sicuramente. induce alle cose che la spingono a. E il modo in cui ti alzi alla mattina e decidi di mandare e fare questi messaggi è spinto dal condividere il tuo amore e la tua voglia di far sentire le altre persone e dirgli: non c'è niente di sbagliato in voi, non vi preoccupate, va tutto bene e funziona tutto quanto. La motivazione che ti spinge a fare questa cosa, secondo te, quale può essere? Allora, la motivazione, questo l'ho detto, cioè l'ho cercato di far capire in alcuni miei video, non è che sono la Croce Rossa, non sono uno psicologo, non sono nulla del genere, però io sono dell'idea che se vogliamo vedere davvero un cambiamento, dobbiamo essere noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Questo è un po' il mio mantra, ok? Da minuscole cose, come può essere appunto dare un grazie in più, un sorriso in più, a queste cose qua. Questa è la mia motivazione principale, anche perché, ripeto, è facile odiare, ok? È facile fare forza su quel sentimento rabbioso di dire sono un emarginato, allora vado contro tutte e tutti, divento misantropo, divento, tra virgolette, un nemico pubblico perché appunto la società mi rinnega. È molto più difficile, ci vuole molto più coraggio a fare l'inverso, ok? E questo non pregiudica niente, non è un discorso tipo né di ideologie religiose né di ideologie di nessun tipo, cioè è proprio il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E anche quello che vedo sempre sulla piattaforma di grande quoziente intellettivo, TikTok, che nascono certi personaggi che appunto, soprattutto sui ragazzi che vanno comunque a spingere,
che poi Sigma Male, queste, sai, no, tipo il grindset. Oddio, no, aspetta, hai detto due o tre termini che ho perso. Sono troppo vecchio, non No, conosco no, più quello no, vuol che dire che non ti capita la parte scura di TikTok, il che è un bene, però ad ogni modo sarebbe un po' quei motivatori nei confronti dei ragazzi che li spingono, diciamo, ad avere un determinato comportamento che per lo più, diciamo, è basato sull'odio, è basato sulla rabbia. Ah, ma aspetta, ma è tipo Andrew Tate, è Sì, tipo non quella volevo gente fare il lì. suo nome, in particolar modo, però È sì. in carcere per Sì, colpa ma del cartone della pizza. quello poi è proprio una ciliegina sulla torta. Ad ogni modo, perché è facile basarsi sull'odio, è facile appigliarsi a quel sentimento rabbioso lì, perché è il sentimento più animalesco, è il sentimento più distruttivo, ma se ci distruggiamo sempre a vicenda, se ci scanniamo sempre a vicenda, dove andiamo a finire? E anche, giusto per citare un termine che va di moda nella filosofia teitiana, ossia il Matrix, ok? Vabbè, fai bene a non sapere queste cose, anzi. Yeah, sono puro, No, sono dai, perché antenne. insomma, cioè il fatto che comunque bisogna uscire fuori, cioè lui praticamente non ha inventato niente di nuovo. Il velo di Maya di Schopenhauer esisteva 200 anni fa, cioè non è che si è inventato lui in termine. Il discorso di rompere la realtà, appunto avendo questa attitudine da super mega maschio alfa. Ma non è quello il punto, perché non puoi combattere il fuoco con altro fuoco, odio con altro odio. Cioè, lui dice sempre che la vita è un player versus player. Ma io personalmente preferisco dire che è un co-op, ok? Cioè nel momento in cui collaboriamo, nel momento in cui collaboriamo assieme a costruire un futuro migliore, è là che c'è il cambiamento davvero, non. Anche perché poi alla fine siamo sempre là. Che te ne fai di 400 macchine se poi alla fine non stai bene? Anzi, io ho lavorato tantissimo tempo, e questa non è una frase fatta, perché ho lavorato tantissimo tempo come impiegato all'interno di una concessionaria, questo è un altro spoiler, una cosa che non ho mai detto da nessuna parte, e ho visto più solitudine nei signoretti che andavano in giro col Porsche da 100.000 euro che in un ragazzo che stava sulla Panda, però c'aveva tutti gli amici, ecco. Sì, forse la profondità della compensazione è determinata anche da qualcosa di psicologico e non solo di fisico. Sai che il detto, Assolutamente. però, da quello che mi racconti, mi viene da pensare questa cosa qui. Ma tra le altre cose, quei pochi video che ho visto di. Ma tra l'altro mi è venuto in mente anche un altro che si chiama tipo Psycho, forse, non mi ricordo, però. Tutte persone che fanno quel tipo di Sì. intrattenimento e che provano a cercare di spiegare un punto. Prendendo un video dove intervistano la ragazza e dice: cosa pensi di essere? Io sono un 10 e non ho niente da migliorare. Anche quello è. Il mio sentore verso queste persone è sempre stato che loro selezionano una piccola Ah, beh, parte certo. per provare il loro punto. E la gente che gli dà ragione, a mio avviso, non lo so, io non conosco la storia di queste persone e magari sono state ferite e quindi vogliono una scusa Certo. per dare ragione. Esattamente, è proprio E così. non trovo giusto questa cosa, però insomma, abbiamo passato tutti quel momento in cui la Certo. rabbia ti ha fatto Beh, sentire ma dire è certo. colpa Beh, loro. certo. Beh, Però certo. se analizzi cioè, la popolazione femminile facendo una selezione, un cherry picking delle persone che non Esatto. hanno voglia di risponderti o non hanno il tempo o semplicemente loro non interessa risponderti se non con delle frasi fatte, secondo me è sbagliato cercare di passare questo tipo di No, no, messaggio. ma è giustissimo. Cioè, ho fatto una riflessione giustissima. Prima, infatti, in treno ho visto che mi è arrivato un commento di una persona che mi ha scritto sul video degli uomini che piangono. Sì, ma su una statistica il 70% delle donne intervistate hanno dichiarato che perdono rispetto nell'uomo che piange. Quale statistica? Quali donne? Perché a me, che mi segue il 77% di ragazze, mi hanno detto tutto il contrario. Quindi, quale statistica stiamo parlando? Quindi, Sì, è quelli che non citano le fonti, cioè sì, directed by Quentin a mio Inventino. cugino, però comunque in ogni caso, no, hai detto benissimo, quindi è veramente un cherry picking, un tunnel vision, ci sono tanti termini da dire, anche un po' creare un capro espiatorio comunque in ogni caso, Sì, quindi assolutamente. è una tecnica vecchia come il cucco, ma ci caschiamo sempre. Ma fa parte purtroppo di quello che è il trend della. È una forma, secondo me, di misinformazione, perché banalmente una cosa che la gente non realizza, e io ho 37 anni, quest'anno 38, e l'ho realizzata qualche anno fa. Per cui, se tu su Google scrivi le donne sono cattive, Google ti dà tutte le risposte per cercare di rispondere alla tua affermazione nel modo corretto, ma perché lui
cioè, non ha niente da proporti, non ti deve convincere di una cosa o dell'altra, ti dà un risultato, certo, in base a quello che chiedi, certo, per cui le persone, se cercano questa cosa, inevitabilmente trovano questa cosa. Secondo me dovrebbero interrogarsi, certo, dovrebbero partire con una domanda, perché se partono con un'affermazione chiaramente entrano in un tunnel che li porta, esatto, sempre verso la domanda, scusami, sempre verso l'affermazione che loro hanno fatto, esatto. È come il film Social Dilemma. Adesso stiamo facendo proprio un discorso filosofico simposio, però non so se mi hai visto Social Dilemma, si pare si chiami così, no. È su Netflix, mi sembra. Ok, guarda, stessa cosa che hai detto tu, cioè, appunto, non spoilero perché se lo vuole vedere, ma è proprio questo discorso qui, che le persone, diciamo, si estremizzano a forza di cercare su internet, che però ti dà quel tipo di risposte, perché poi alla fine io cerco su Amazon tavoletta del cesso e mi trovo per 2 settimane e mezzo pubblicità di tavoletta del cesso. Allora penso che il mondo sia un cesso, no, però comunque è quello il principio, è quello che ti manda un algoritmo. Quindi sì, bisogna sempre vedere le cose all'interezza. Mi viene in mente che a un certo punto, quando attivi la ricerca, tu sai che i cellulari ti ascoltano, se non lo sai te lo dico, sì, io. Sì, mamma mia, scherzi. E se tu prendi il cellulare degli amici, tipo mentre loro sono in bagno così, e fai delle ricerche, e tipo ricerchi, non so... My Little Pony in Thai. Sì, sì, esatto, dildo, o Nelly da sposa. Qualcosa un po' per più... Per 6 settimane, io sono stato più... Io sono stato hardcore, sono stato pesante. No, però hai ragione. E se le ritrovano per settimane, certo, nelle pubblicità e nelle cose, certo, per cui è inevitabile, loro ti danno quello che tu vuoi perché così tu rimani attaccato, esatto, ma questo ti deumanizza, è certo, ti che toglie... sempre, è sempre là, è sempre quello il discorso. Salto di palo in frasca, vai, io sono più... e lo dico qui, io sono un grande fan di RuPaul Drag Race. Ah. L'hai visto? Allora, io sto seguendo piano piano, perché ti dirò, non ho guardato proprio tantissimo RuPaul, più che altro perché non avevo tempo a un certo punto, non seguo neanche più anime, cioè una cosa, cioè My Hero Academia devo ancora recuperare la stessa stagione, cioè è una cosa che per me è arcana proprio, però è stupendo e secondo me, soprattutto la versione italiana, sta riuscendo secondo me molto molto bene, peraltro sono tanto amico di Avangar. Io devo sono ancora, anche io sono indietro, quindi non sono ancora arrivato a quella italiana perché sto in ordine cronologico. Però una cosa che mi ha legato allo spingere in assoluto ad averti qui è perché tramite, per esempio, quella quel reality, non mi veniva la parola, mi sono reso conto di quanto è estremamente enorme l'effort che le drag, che voi a questo punto mettete nel trasformarvi nel personaggio che volete essere. È una cosa... Io a un certo punto, cioè, per me è disumano, cioè l'impegno, 3 ore per uscire, magari fare, non so, 1 ora di intervista o mezz'ora d'apparizione, cioè è un effort incredibile, però lo trovo allo stesso tempo molto affascinante, perché la vostra voglia di trasformare e portare questo messaggio con la fiaccola di Nennella è illuminante, cioè, certo, mi fa pensare che forse allora tutta l'umanità fa schifo, qualcosa no, si salva. Assolutamente, non bisogna vedere le cose con i paraocchi. E le drag infatti hanno un grandissimo potere su questo punto di vista, secondo me, ed è per questo che condivido i messaggi come Nennella, proprio perché appunto tu le vedi, a parte la preparazione, come hai detto tu, ogni volta dalle 3 alle 4 ore, io solo per il trucco, ma perché sono un po' fissato onestamente, perché comunque sono un maniaco perfezionista, cioè devo stare là. Sì. Mamma mia, una volta a Lucca dovevo fare Lady Oscar, non mi era venuto bene qua sotto, ma non so per quale motivo, erano 5 giorni anche che mi truccavo, cioè la pelle che probabilmente stava sbucando via dalla faccia tipo Joker, no? Criolan! Esatto, via! E alla fine quindi forse non ne potevo più, e a metà trucco, che erano passate 2 ore, mi sono distruccato di fatto, perché non mi piaceva quello che stava facendo, quindi ci ho messo 6 ore. è una vocazione, secondo me è una vocazione, però è una passione, alla fine non lo farei se non fossi appassionato di questa cosa qua. Mi sono imborghesito sul lato vestiti, perché se dovessi fare pure quelli, allora a questo punto dico, guarda, sedatemi, svegliatemi quando sono già truccato, allora, ok, posso, sono già pronta. Però l'unica cosa che faccio davvero adesso è il make up, faccio completamente sempre solo io, e quello per me è anche un momento catartico. Comunque mi piace truccarmi, poi ogni volta che preparo lo stesso trucco trovo sempre delle migliorie, non so se mi spiego, cioè tipo riesco a fare meglio, perché non è un processo facile, ci sono persone che guardano da fuori, chi si trucca lo sa, ma chi guarda da fuori dice vabbè ti trucchi,
Che vuol dire? Non è che puff mi appare già il make-up, cioè la preparazione. Ma sai quante volte mi capita che mi invitano e mi dicono: sì, dai, mezz'ora sei pronta. Cosa? Mezz'ora? Che tengo l'occhio da gamotto, che no, no, che tengo lo stand di Enrico Bucci Made in Heaven, ma neanche se vuoi, veramente. Quindi la gente non si rende conto, ma c'è una preparazione davvero dietro Quindi ti allucinante. trucchi sempre da sola? Sempre. Io c'era una ragazza che mi diceva, perché allora io ho fatto per un paio d'anni, è dalla pandemia che non lo faccio. Io faccio cosplay, nel senso che faccio parte di un gruppo che fa i pirati steampunk. E solo Oh. per prepararmi per queste cose, cioè che ci mettiamo un casino, perché poi ti metti tutti i L'attrezzatura che prop, le c'ha, sì. attrezzature, le cose in faccia, cioè è un processo lungo. C'è però chi diceva che truccarsi, quando ci metti così tanto tempo, è quasi una meditazione. Cioè, è quasi, cioè, tu ti isoli dal mondo, in quel momento ci sei solo tu con te stesso davanti allo specchio e ti trasformi. Vero? E quindi quando me l'ha detto, l'ho trovato affascinante, perché fa parte di una serie di cose che finché non parli con una persona di questo tipo non ci pensa. E uno dei tanti motivi per cui mi piace e sono contento che tu abbia accettato questa cosa è poter togliere quel velo di ignoranza, nel senso della parola, perché solitamente, sai, c'è il detto delle persone hanno paura di quello che non conoscono. E uno dei tanti obiettivi del portare la conoscenza, perché Croccantemente Giorgio nasce per un mio capriccio, tra virgolette, nel senso che io mi ritengo una persona molto ignorante e chiamo qui le persone per parlarmi Sei delle loro Socrate, sai di non cose. Esatto, sapere. Dio, sono Socrate, no, esatto, sono Socrate, esatto, è un'affermazione sbagliata. Però mi rendo conto che c'è la possibilità di fare luce su tante cose, e queste cose sono interessanti, belle e affascinanti, e questo è il motivo per cui sei qui oggi Assolutamente, con noi, Ciro. Io sono davvero molto contento. assolutamente. Ti faccio una domanda un po' più difficile e spero che la cosa non ti, C'è il non, 50-50 qua non che ti dia posso chiedere? La domanda dal fastidio. pubblico c'è qua? Nennella, ma anche Ciro, insomma, siete partenopei, siete napoletani. No, sono il Courmayeur, non senti l'accento. E secondo te, quanto identificare Nennella come un personaggio? Facendo dizione, avresti potuto dargli nessuna cadenza, avresti potuto parlare senza un accento così forte. Però quanto essere napoletano caratterizza Nennella? Allora, in realtà questa è una bella domanda, perché comunque anche il nome stesso Nennella è un nome tipicamente partenopeo. Io quando ho scritto Nennella mi sono comparse un sacco di pizzerie. Ah, è quella trattoria che saluto, peraltro che mi segue, visto che naturalmente, come non poteva. Esattamente la parola, che cosa vuol Allora, dire? Nennella deriva dallo spagnolo, perché comunque abbiamo avuto tantissime influenze, questo Certo, lo assolutamente. sappiamo, al contrario dei TikToker che dicono che la storia non serve a studiarla, serve da morire. Deriva da niña, che è una parola spagnola che vuol dire fanciulla, ragazza. Ed era appunto il termine storpiato che poi dopo i napoletani hanno adottato per identificare una ragazza giovane, ma anche una ragazza così, un'amata, tipo tesoro, amore, non so se mi spiego, nenè, abbreviato. E quindi a me è piaciuto dire Nennella, proprio perché era sì un termine dolce e molto partenopeo. E in più l'ho collegato anche al discorso Esposito, che non è il mio vero cognome, perché se mi chiamassi Ciro Esposito avrei denunciato i miei genitori, saremmo in tribunale, perché... Vabbè, ok. Cioè, Ciro Esposito, ma veramente, puoi condannare? Prendo l'elenco telefonico così a Napoli, Ciro Esposito e basta. Cioè, quindi, però, ad ogni modo, quello che ho voluto creare con Nell'Esposito era appunto, in inglese c'è Jane Doe, non so se sai, cioè, il nome è tipo Tizio Sì, Caio. esatto. Tizio Caio Jane Doe, cioè quindi una ragazza X. Ed era proprio la stessa intenzione che ho voluto dare con Nell'Esposito. Perché Esposito, e me l'ha raccontato questa una giornalista, partenopea, deriva da Esposito. Posti. Perché una volta c'erano gli orfanotrofi a Napoli ed era praticamente i ragazzi esposti che poi venivano poi dopo adottati. Quindi esposito voleva dire che eri esposto al pubblico per venire adottato. E questo non lo sapevo. Nemmeno io, è È affascinante. Sì, affascinantissimo. quindi hai proprio cercato il modo di trovare un nome
più generico possibile. Esatto, ma di proposito, cioè per essere anche lì, perché comunque non volevo mettere un qualcosa di, non saprei dirti, un qualcosa che fosse al di là del nome, al di là della maschera, cioè il messaggio che volevo veicolare, non che tu... È qualcosa di molto particolare per me, il partenopeo soprattutto, la napoletanità in generale, ed è una cosa che ho voluto parecchio convogliare nel mio personaggio. Adesso un po' me lo sto un po', diciamo, edulcorando, ok? Anche per i messaggi che voglio comunicare, li comunico spesso in italiano per farmi comprendere, ogni tanto mettono una parte in italiano, in napoletano, però... O metti i sottotitoli in inglese, che sono tutte le volte delle chicche, perché io li guardo, perché sono portato, io guardo un sacco di serie TV in inglese con i sottotitoli, e quindi vedo che fai tutti gli scherzi, perché quando parli sì, dici, certo, voglio, e sottotitoli carissimi, esatto, oh dear, cioè è incredibile, mi fa morire tutte le volte. Come fai a tradurre voglio? Però comunque ad ogni modo, la napoletanità è proprio una vera e propria filosofia. Adesso non, sicuramente chi di Napoli e chi della Campania lo sa. Ma ad esempio, tanto per citare uno dei miei due idoli, Massimo Troisi. Mamma mia. Penso che sia uno dei più grandi comici mai esistiti in Italia, e non lo dico perché sono di parte, ma perché davvero lo è. E era un personaggio che riusciva a veicolare con la napoletanità dei messaggi molto profondi. Cioè lui non è mai stato, al contrario mio, volgare, ma ha sempre comunicato, lì era il comico dei sentimenti, proprio perché riusciva a comunicare dei messaggi con la napoletanità che... tradotti non avrebbero avuto alcun senso, se non in napoletano. Lo stesso vale per Luciano De Crescenzo, che lui è un altro filosofo grandissimo di Napoli, anche lui comunicava certe cose in napoletano per dare proprio quel senso di napoletanità, ed è appunto lui quello che dice, che poi peraltro purtroppo è stato smentito, perché ho letto un libro su recente che si chiama Stammi Felice, dove parla appunto che le persone generalmente si rendono conto sempre quando è troppo tardi, no? Quando bisogna essere un po' più buoni, un po' vivere un po' di più la vita, no? Sempre all'avvento di una catastrofe. La napoletanità, invece, è quella filosofia che ti fa rendere conto che devi vivere la vita sempre. Non so se mi spiego. Evitando la catastrofe. Questa è la napoletanità. E secondo me è un concetto stupendo. Poi dopo il Covid abbiamo scoperto che non ne siamo usciti meglio di prima. Facciamo chi schifo è prima, però questo è un altro discorso. Povero De Crescenzo, l'anima sua non lo sapeva, quindi... No, non lo sapevo. Però, e invece, hai avuto dei problemi per esserti identificato al pubblico come persona partenopea? Perché io so che, non nello specifico a te, ma è successo con altri content creator, ho sentito delle avversioni quasi razziste nei confronti. Quello... E quindi è una cosa che ti volevo chiedere, perché... So che magari non è, identificarsi in maniera così forte con un personaggio partenopeo, indipendentemente che Ciro lo sia o no. Quanti problemi, e se ti ha dato dei problemi? Sì, qualche problema me l'ha dato, ma sempre sul discorso dell'ignoranza, che poi la gente intelligente... Cioè, alla fine io ho ricevuto complimenti da gente, giornalisti, da ricercatori, da dottorati. Cioè, arriva il Beppe di turno, che neanche sa le tabelline, e che mi dice, F parola. Cioè, nel senso, no, scusa, napoletano, F parola, che deve mettere assieme le due cose. E là sai che è il razzismo. Poi, peraltro, un'altra parola che utilizzano spesso è femminiello, che non è un'offesa, quindi lo si può dire anche su YouTube. Non so cosa vuol dire. Il femminiello... Era, che poi non si dica che Napoli non era inclusiva, questo faccio, okay, faccio una parentesi storica anche qua. Oltre 100 anni fa, nei quartieri spagnoli, c'era questa figura che era il femminiello, che era parte integrante del tessuto napoletano, ed era considerato un terzo genere a sé stante, ed era appunto questa figura un po' androgina, ma al contempo un prototipo di drag, possiamo dirlo, anche perché il suo modo di fare era anche molto, sai, no, faceva così, andava in giro apertamente vestito in maniera androgina, faceva battute sempre sul pesce come faccio io, però era parte integrante della società napoletana, a tal punto che si diceva che portasse fortuna a trovare un femminiello, quindi si diceva, uè, femminiello, ma no, come offesa, come per dire, ah cavolo, ciao femminiello, tipo Pokémon Shiny, ah ciao, che bello, quindi si diceva che portasse fortuna. Ci sono tantissime tradizioni legate ai femminielli, come la tombolata dei femminielli, il matrimonio femminiello, addirittura i femminielli venivano incaricati dalle famiglie a fare la spesa, a portare i figli a scuola, quindi era proprio
una parte integrante della napoletanità, quindi non è un'offesa, ed è anche da là che comunque sono nato un po' col personaggio di Nennella, quindi che ti dimostri doppiamente ignorante, non solo razzista, pure ignorante, cioè vabbè, sei una combo micidiale, cioè potevi scegliere di essere una persona decente, hai scelto proprio di essere il peggio, cioè veramente. Evviva, avevamo l'occasione di fare le cose fatte bene, abbiamo fatto il peggio possibile. Però sì, ma ostacolato, ho lasciato giustamente perdere, perché la gente che è intelligente va oltre queste cose. E quindi sono una piccola parte. Cioè, mi fa piacere capire da te che è una piccola parte. Assolutamente sì. Tanto comunque, cioè, credo che se la parte effettivamente sia piccola o molto piccola, c'è in qualunque caso, in qualunque cosa tu sempre, faccia. Sempre. Ma la parte del femminiello, usi il verbo al passato perché adesso è una cosa che sta andando... Allora, non sono molto aggiornato, onestamente. Ah, ok. Però, se non vado errato, ci sono ancora. Però comunque è ormai una tradizione un po' estinta, tra virgolette, per via di tutte le vicende storiche che hanno coinvolto Napoli. Però sarebbe bello un po' riportarla in auge, questa tradizione, perché comunque era molto, molto bella. Poi. Nell'ambasciatrice femminiello. Veramente. Perché no? E dal punto di vista invece andiamo un po' più sul tecnico, perché sì, sono sempre curioso, visto che ho visto il dietro le quinte di RuPaul, so che dietro le quinte di quello che fai tu c'è una marea di cose. Per esempio, una cosa che volevo chiederti è: quando vai e ti trucchi in drag a casa per creare i contenuti, quanti, cioè in un giorno ne fai per un mese, oppure sei ispirata, allora vai in drag e poi registri il video e poi chissà, domani ci penso? C'è una pianificazione, una cosa dettata un po' più dall'essere artista, e quindi se ti svegli la mattina con la vena, come funziona? Allora, ti dirò la verità, adesso per una questione di comodità devo fare quanti più video possibili mi riesco in un giorno solo, perché a truccarmi tutti i giorni, cioè, no, almeno un giorno di pausa la pelle lo deve prendere, secondo me. Ma così come pure un chitarrista non fa concerti tutti i giorni, se non sparano, cioè, diventa proprio... Ti do un livello in più, te lo chiedo perché ci sono persone intervistate che ho ascoltato che dicevano: io fuori dal drag non mi sento io. Questa è una cosa che voglio collegare anche con quello che hai detto prima sul fatto che quando uno si trucca va in una specie di trance, ok? Che è una cosa teatrale pure, vera e propria, no? Quando tu reciti un personaggio ti immedesima a tal punto che diventi quel personaggio. È quello che mi succede quando mi trucco. Infatti sarebbe molto difficile per me, perché è vero, io quando mi sento ispirato tiro giù subito, dovunque sono, quello che mi viene in mente da dire, tipo a mo' di poesia, letteralmente la scrivo, e poi dopo la recito nei video. E quando sono lì che mi trucco, mi preparo, eccetera, cerco di entrare proprio nel personaggio di Nennella e cercare di veicolare il messaggio nella maniera più pura possibile, e penso di riuscirci comunque, perché comunque le persone mi danno sempre degli ottimi feedback a riguardo, quindi sarebbe bello poterlo fare istantaneo, ma non è che tipo lo scettro di Luna che faccio come Sailor Moon che divento Nennella, sarebbe stupendo. Secondo me è un video che potresti cercare di fare come content creator, perché se fai questa cosa... Questa mi ha dato una bellissima idea. Qualcuno ha fatto piangere, ci penso io, parti, cioè se fai il video di Sei Agganci, il video di Sailor Moon e di Nennella, cioè applausi. Lo scettro Luna e il pesce poi, no? Sì, il scettro ovviamente è un pesce, sai? Quelli tipo che dai ai gatti che dentro c'è la gatta che sta rigido, poi... Ma sai, non ho quarantina a casa di pesci così, perché ci gioca anche il mio cane, peraltro, quindi... Intenditrice, della... Voglio dire, cioè... Tale cane, tale padrone, dici, eh? Beh, dipende, ma... Io ho fatto la domanda... Io mi sono segnato la domanda e... Ma quindi sto pesce? Guarda, ne ho 40 a casa, me l'hanno rubato tutti quanti il cane. Se no ti portavo un pesce e te lo lasciavo qua come ricordo, ti giuro, la prossima volta. Ok, va bene. Porta una carpa koi, te la attacchi da qualche parte. Cioè, lo mettiamo in un angolo. Lo mettete in un angolo, se no la portavo volentieri. Però adesso il mio cane ha scoperto i pupazzi, i pesci, basta. Ho pubblicato anche un video su Instagram nelle storie. E se ti avvicini fa... È proprio affezionatissimo al pesce, giustamente, cioè... Chi non lo sarebbe? Comunque, chiudiamo la regressione trash. Sì, voglio dire, alla fine puoi esprimere la tua opinione. Siamo qui per quello, per cui se tu sei un grande appassionato del pesce, evviva il pesce, voglio dire, che problema c'è? E, quindi, tornando al discorso del vestirsi, l'ospite... Prima, che Alessandro Boer, che è uno sceneggiatore e un disegnatore, diceva che lui si trovava, per esempio, del tempo per disegnare per se stesso. Mm-hmm. Tu ti
vesti in drag per te stessa quando hai bisogno, non so, mi sento triste, adesso tiro fuori Nenè, lei mi sento meglio. Cioè, allora sì, assolutamente, a me piace tanto convogliare, cioè stare in casa e vestirsi in drag mi sembra un po' uno spreco, no? Dico vabbè, bello, faccio 2-3 set e poi lo faccio tantissimo quando vado nelle fiere del fumetto, ad esempio. E cosplay barra drag è questo momento catartico che dici tu. Lo trucco solo per me stesso. A volte non faccio neanche content quando mi trucco. Non è che faccio il video dove mi trucco, non frega proprio niente. Sono là, davanti allo specchio, metto in cosplay, vado in giro. Infatti, quando vado a Lucca, molto spesso, molto di rado pubblico dei video dove faccio vedere i behind the scene di Lucca, eccetera. Perché voglio essere. Voglio divertirmi, voglio farlo per me stesso. Sì, ci sono quei momenti. E per me sono la gioia più bella alla fine, davvero. Quindi anche adesso, quando vai nelle fiere adesso, nonostante Nennella sia così sì, famosa... Sì, convoglio le due cose. Cogli anche l'occasione per fare anche degli altri cosplay. Ah beh, assolutamente, assolutamente. Ah, anche, okay. Anche perché poi alla fine c'è chi mi ha detto che è un po' cozza la cosa, no? Nel senso... In che senso? Tipo, magari la gente mi segue per Nennella, poi vede che faccio il cosplay di Zootropolis, come ho fatto recentemente. Cioè, sì, sempre lo stesso. Cioè, alla fine, sempre trucco è intanto. Le mie 4 ore vanno sempre via. E poi beh, cioè alla fine è una cosa che faccio per me stessa, appunto, non devo dare conto a nessuno. Anche se è venuta l'idea brillante di fare le skin di Nennella. Questa secondo me è una cosa fantastica. Le skin? Le skin è tipo, che so, Sailor Nennella, allora faccio metà Sailor Moon e Nennella. Ok, perfetto. Sì. Oppure Attack of Titan Nennella. Cioè, secondo me verrebbero fuori delle cose fenomenali. Devo un attimo avere la pazienza di farle, però... Oppure Jijinka di Nennella. Tipo ho fatto Lopani. E i Jijinka sono le versioni umanoidi dei Pokémon. Dei Pokémon, sì, dei Pokémon per e vai che questa la so. Quindi Lopani ho fatto, Gardevoir, prossimamente forse farò mia Oscarada, se ho voglia di farlo. E quindi... Sembra facile. Eh sì, no, è facile, poi c'è anche la maschera, quindi vuol dire che 3/4 di viso non me la trucco, perché non me ne frega niente, cioè me la attacco la maschera qua, allora arrivederci, grazie. Però è un momento che faccio per me stesso, assolutamente, mi diverto come un bambino. Fantastico. E, tornando invece a uno dei video più belli dove citi Klimt, io quel video ce l'ho nel cuore, non posso non nominarlo. Hai mai pensato di fare comicità vera e propria al di là dello sketch? Cioè hai mai pensato di provare a portare il tuo messaggio in una stand-up comedy? Io per esempio sono molto fan delle stand-up comedy, perché non italiane, perché non al momento apprezzo di più quelle che sono un po' più internazionali. E io onestamente associo le cose in una maniera molto, molto naturale verso di te. Per cui, perché non fai un po' di stand-up? Ma guarda, è una cosa che non sei il primo che me lo dice, infatti adesso mi sento in colpa che non la faccio, però... Comedy Central, se mi vuoi chiamare sto qua, cioè... Però chiaramente, previo cash, però possiamo parlarne. Però ad ogni modo, no, mi piacerebbe farlo. Quello che mi ha fermato, mo, è che la stand-up, non sempre... magari è un po' volgare, no? E messo il discorso della volgarità mi hanno fatto due palla così, perché mo ti spiego. Quando ho iniziato a fare il content di Nennella, era effettivamente molto spontaneo, no? Molto anche volgare, anche riprendendo la figura storica del femminile. Però, diciamo che per veicolare anche dei messaggi motivazionali ho cercato di essere più family friendly, no? E poi continuavano però a arrivarmi messaggi del tipo, ma sei ancora volgare, sei ancora... Cosa dico di volgare? Poi mi sono reso conto che era una parola in particolare che dicevo, che era volgare. Il pesce. No, il pesce, ma sfaccim. Che per chi non sapesse, è la sbrugna. Sì, è formaggione a piccicone. Sì, però, sì, esatto, è lui. Io l'ho imparato, ecco, vedi che la malizia negli occhi di chi la vede, l'ho imparato da piccolo, quando avevo 12 anni, questa storia è esilarante, mi dispiace che la racconti per i miei pochi amici. Praticamente io andavo a casa di questo mio amico a giocare a Pokémon, a Yu-Gi-Oh! Eccetera. Mm-hmm. E c'aveva un papà un po' particolare, che ogni tanto entrava in camera e con la ciabatta in mano e diceva «Oh, me sfacci, buchi!» E da lì ho imparato questa cadenza. Noi piegati per terra, no? A vedere il mio amico che correva per la casa con questo padre con la ciabatta. Noi sganasciati. Ma pensavo fosse tipo... È presente gli All Blacks quando fanno i loro riti, no? Tipo che parlano in una lingua Maori, penso. Pensavo fosse tipo un rito di guerra, no? Tipo un «Sfacci!» E ho detto «Magari un...» Non sapevo che era così volgare, l'ho scoperto dopo.
Quindi effettivamente sì, non c'è altro modo di interpretarlo. Però mi è rimasta in testa questa cosa. Ho rimosso anche quella parola comunque dal... Tanto non cambia niente, dirò formaggione a piccicone, dirò un'altra cosa. O non la dirò. Non cambia niente. E quindi andrai nel comedy? Ma quasi quasi mi inventerò un modo per andare nel comedy. Yes. Quasi quasi sì. Mi attrae anche perché appunto non mi piace stare sempre stagnato nella stessa arte. Cioè, ma anche il discorso di fare video anche diversi, lo farei comunque per me stesso se parte da me l'idea. Perché magari mi sento, no, che voglio provare un altro media per comunicare, quindi la stand-up potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio. Comincio con TikTok, vediamo che dicono. Poi, io taggo Comedy Central tipo come un pazzo. Esatto, no? Prima o poi è, mi chiama, è un'ottima idea. Tipo stalking, Comedy Central. Boer, il ragazzo che è venuto prima, io gli ho chiesto, perché lui disegna per la Games Workshop adesso, quindi Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy. Ma come hai fatto? Ho mandato una mail al giorno con il portfolio ai signori per vedere se... Una mail al giorno per 3 mesi. Grazie. E quindi, sì, tagga Comedy Central tutti i giorni, tutte le volte. Grazie. Che fai uno scherzo. La costanza, così si fa, mi piace. Ti ho sentito nominare un sacco la cultura nerd, però attualmente sui social è una cosa che non si espone tantissimo, nel senso che è chiaro che nel momento in cui fai cosplay vai più verso anime, manga, comic, invece io mi domandavo un po' di più nel gaming, se lo fai per rilassarti, non lo fai più, lo facevi, se sei stato un grande fan o se lo sei ancora, sì, e non sì, si sì. vede. No, infatti è una cosa che effettivamente non metto, è per sempre per il discorso che purtroppo, non facendolo come lavoro come i miei colleghi, beati loro che possono giocare per lavoro, non ci dedico il tempo che vorrei, ma da piccolo mi scassavo proprio di PlayStation e Game Boy, ma ne sanno. Il Game Boy, cioè Pokémon rosso, cioè io ho cominciato proprio con la leggenda, e quindi figurati, ero un super mega nerd, ho giocato a Resident Evil, ho giocato a Dino Crisis, che non ho più fatto un remake, che secondo me è uno spreco. Dino Crisis c'è nell'aria, sì ho presente, è quello dove ci sono i dinosauri che sono sull'isola, che sembra, dalle inquadrature ricordava molto Resident Evil, ma infatti è sempre Capcom, e quello non hanno fatto più remake, ci giocherei subito perché era divertentissimo. Poi ho giocato a Mega Man, ho giocato Crash Band, tutti, qualsiasi gioco nomino me lo sono giocato, e soprattutto quello che mi ha stregato di più è stato Pokémon, tutti i franchise di Pokémon, tuttora sono molto affezionato, e anche per il trading card game, quindi comunque facevo anche gioco da tavolo di Pokémon, giocavo anche a Yu-Gi-Oh! Tantissimo, mi scassavo Yu-Gi-Oh! Mamma mia, cioè se tu mi mettevi Scarlet Yuanzo nuda, un deck di Yu-Gi-Oh! Io andavo sul deck di Yu-Gi-Oh! Proprio come un fulmine, ah il deck guerriero, era proprio infognato. E poi col tempo un po' si è persa la cosa, ma la passione rimane sempre nel cuore. Infatti adesso c'ho tutta la collezione di Pokémon, che varrà qualcosa, ma non venderò mai, perché è un'obiezione core. Cioè io vedo le mie carte, il Machamp set base, Charizard cioè set base, per me è fantastico. E ai videogame ricoprono più o meno lo stesso parte del mio cuore. Infatti una delle cose che vorrò fare quando otterrò Ishkei è rifarmi un'altra volta una postazione retro gaming, ok? Quindi avere il PlayStation originale, il Game Boy originale. Sembro tipo un vecchietto con la macchina d'epoca, no? Che vuole ricordare i bei tempi, però mi dà una sensazione di spensieratezza assurda. E poi ero un grandissimo gamer, tuttora. Ora mi scasso di Animal Crossing a livello competitivo. Quello proprio... Vieni a vedere il mio giardino. Vieni a vedere, 8.000 ore di gioco su Animal Crossing che è piandino. Però là mi ha salvato la vita in pandemia, non posso dire altro. Quindi in lockdown giocavo solo Animal Crossing. Questi sono i miei game. E se potessi essere onnipotente e dovessi esprimere un desiderio per quello che stai facendo, per i messaggi che stai mandando, per tutto quello che è... la natura di Ciro, di Nennella e del messaggio che stai portando a tutti quanti, che cosa vorresti che succedesse? Non dirmi la pace nel mondo, dammi qualcosa. Allora, tu dici se Nennella fosse onnipotente, quale sarebbe la prima cosa che farebbe? Sì, vorrei, se a compimento della tua arte, della creazione di Nennella, avessi un obiettivo. E guardandoti indietro, quando avrai, non so, 70 anni, magari farai ancora Nennella, magari no, puoi dire, cacchio, io con Nennella sono riuscito a... Ok, allora, sono riuscito, questa è una bella parola, perché sono tante le cose che vorrei fare, ma in particolar modo... Dimmele tutte. Allora, quello che ho detto all'inizio, cercare di essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, e soprattutto...
portare quanto più amore possibile, che detto così sembra una frase veramente da baci perugina, però non è quello il punto. Per me l'idea di amore è universale, ok? L'idea che io possa uscire di casa e essere felice con me stesso, perché sto in un mondo, non dico tutta rosa e fiori, ok? Perché le disgrazie possono succedere a tutti in qualsiasi momento, uno può avere il momento no, ma sapere che non sto vivendo una situazione quasi infernale per certi versi, perché un po' a volte questo si vive quando ci si chiude in se stessi, quando si inizia anche a... perché anche questo è un problema, di chiudersi in se stessi. Spero di fare un video molto, molto presto. Quando si inizia ad essere isolati, un po' come ti crei un bunker, no? Un po' come ti crei una stanza dove l'eco che senti è solo quello delle tue parole. È alla fine che lo senti così tante volte che ci credi. Quindi la mia idea è proprio rompere questi muri e cercare di creare un concetto di inclusività universale, ecco, dove non ci si sente, nessuno si deve sentire non appropriato, e perché non c'è alcun motivo per non sentirsi appropriati. Ecco, questa è... Ok, Dub, sì, Dub sì, nel 2023. Che è il primo Dub che vedo quest'anno. Vai. E, tornando alle cose che fai e che si vedono sempre sui social, e hai nominato prima anche il judo, no? Sì, ho fatto karate. Sì? Sono cintura nera di karate, nessuno lo direbbe mai. Ok. A me chiamano Karate Kid, mi chiamano anche Kenshiro, mi chiamavano, aspetta, alle elementari. Kenshiro? Invece di Kenshiro... Sì? Kenshiro. Perfetto. No, giusto, no, no, beh, Kenshiro è molto bello. Fantastico, cioè, proprio l'originalità... Infatti c'ho come immagine WhatsApp Kenshiro... Ken con le pizze in mano, non so se hai visto. Avevo visto le tipe anime del Napoli, però... Adesso ho messo cosa là, come si chiama? Dai, quell'anime moe... Oh mio Dio, K-On! K-On con le maglie del Napoli, ok, perfetto. Però prima c'avevo quello come immagine profilo. Kenshiro con le pizze in mano, perfetto. E i video, si vedono un sacco di video di pratiche di capoeira. Sì. E raccontami di questa cosa, perché sei la... prima persona che conosco davvero che fa capoeira. Davvero? E io penso sempre un sacco di Gordo, perché ma oggi tutti che... hanno giocato a Tekken e quindi scadiamo nel banale. Ma infatti, guarda, Tekken mi scassava malissimo in tutti i sensi, cioè io mi ero inventato anche la mia posizione di combattimento, che era così, col joypad, non per spammare come un pazzo, io imparavo le combo bene di Eddie, no, perché i spammoni io non li odiavo, cioè non è che Eddie prendi così col joypad e vinci, no, devi saper fare tecniche. E io giocavo con Eddie, e da là mi è partita la passione per la capoeira, come ogni essere umano sulla faccia del pianeta, penso. Davvero? Però ha una storia molto profonda, e che non so se tutti sanno, ma se uno dà un'occhiata a Wikipedia, alla fine l'ho... Però, detto sinteticamente, è nata come arte tra gli schiavi africani che erano importati durante il periodo del colonialismo portoghese, se non vale errato, perché non sono da memoria. Praticamente il Brasile fu colonato, sono nati i portoghesi in Brasile, ok, non okay. Per fare del bene. Allora, che hanno fatto? Hanno preso gli schiavi africani, per esempio dal Congo, dalla Kenya, dalla Nigeria, e li hanno portati nelle piantagioni, proprio per farli lavorare nelle piantagioni come schiavi a rischio della vita. Che cosa hanno fatto? Hanno inventato un modo per reagire, non potendo utilizzare armi, utilizzando letteralmente cose poverissime, no? Un modo per reagire ai colonizzatori senza farsi sgamare, facendo la capoeira, che non era altro che appunto un cerchio dove le persone sembravano che danzassero, ma in realtà stavano allenando per il combattimento, in modo tale da non insospettire i colonizzatori. E quando andavano là pensavano che stessero facendo il loro rito, magari della loro religione, e non insospettivano, ma in realtà stavano allenando per il combattimento. Questa era la leggenda originale della capoeira. Ed è super mega affascinante, perché poi davvero c'è stato questo atto di ribellione da parte degli schiavi, e davvero è stata efficace per loro, per liberarsi da queste cose qua. Addirittura era considerata talmente pericolosa, anche perché era collegato comunque a un altro periodo storico, che poi uno, se vuole andare a approfondire, se lo legge, addirittura era considerata così pericolosa che era stata bandita la capoeira, no? Quindi c'è stato un periodo storico in Brasile, nel 1800 e rotti, in cui fu bandita. Quindi ha una storia incredibile. Quello che mi piace tantissimo della capoeira non è soltanto il discorso dei salti mortali, eccetera. A me piacciono tutte le arti marziali, mm-hmm, sé per sé. Io ho avuto sempre una grossa passione, anche perché mio papà, una delle passioni che mi tramandò, fu quella di Bruce Lee. Mm-hmm. Io guardavo tantissimi film di Bruce Lee, mi scassavo questo nanetto che faceva un mazzo tanto a tutti quanti. Mi risentivo un po' in lui, non so se mi spiego, volevo essere un po' lui.
E quindi la fascino della capoeira, che appunto è veramente inclusiva, può sembrare una banalità, però è nata sia in una situazione di oppressione, come poteva essere appunto quel periodo coloniale, e quando si fa la roda, che sarebbe appunto questo rito in cui tutti quanti si mettono in cerchio, cantano, suonano, perché poi c'è anche tanto il componente del canto, della musica, si fanno queste mosse, ma chiunque può giocare nella roda, uomini, donne, bambini, non importa. Io penso che sia proprio un vero esempio di inclusività la capoeira, da questo punto di vista. Quindi sia a livello di culturale, sia a livello di spettacolarità, perché poi alla fine è molto spettacolare, a me affascina più tantissimo. Non dico più delle arti marziali, perché anche il karate c'ha il suo grandissimo fascino sulla disciplina, sulla costanza, però la capoeira è proprio quel fascino di voler, di credere davvero di rompere le catene, perché poi è nata proprio in quello scopo, cioè rompere le catene e diventare liberi. Quindi è una cosa che sento molto affine a me, risuona molto con me, diciamo. Sì, e si collega a tutte le altre cose. Esatto. Ti posso fare una domanda personale prima di lasciarci, perché è una cosa che ho notato mentre parlavamo. E se tengo vuoi... dei tic, non tengo i capelli scombinati. No, assolutamente. Li ho osservati, ma fanno parte dell'essere umano e del mio interesse nella natura verso le persone. Sento un minimo comune denominatore a tutte le cose che mi dici e tutte le cose di base, che è tuo padre. Eh sì. Ti ha iniziato a, mi verrebbe da dire, tre quarti delle cose di cui mi hai parlato oggi. Eh sì, perché comunque... Allora, è un po' brutto da dire poi, cioè è brutto, comunque mio papà è andato via l'anno scorso, fanno esattamente un anno che è andato via, e quindi diciamo che è un po' quel... Tu speri sempre che queste situazioni avvengano più poi che prima, non pensi mai che possano capitare all'improvviso come mi è successo a me, e un rimpianto che ho, ma neanche tanto perché penso che lui lo sapeva, è non essergli potuto stare più così vicino come lo ero da piccolo. Da piccolo appunto mi affascinava tutto quello che mi raccontava e tuttora me lo porto in seno. E quindi io penso che comunque lui sia felice, ovunque esso sia, che comunque so, tramite anche quello che mi ha insegnato, sia riuscito a portare un po' di bontà a questo mondo, diciamo così. Quindi sì, sicuramente mi ha lasciato parecchio, quello sì. Va bene. Ciro, ti ringrazio, grazie, è stato un piacere averti qui. Mi raccomando, seguite Ciro nella in arte Ciro su tutti i social che adesso metteremo qui sotto. Io sono Cavi, faccio content creation, ho un canale YouTube, un canale Twitch, insomma tutti anche i miei social compariranno da qualche parte qui. Ringraziamo come sempre lo studio Miura e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a you!